Padre e figlio arrestati per detenzione di droga succede a Chiavari al termine di un'operazione terminata nella loro abitazione. Detenevano cocaina e hashish. I due hanno cercato di disfarsi di parte della droga gettandolo da una finestra senza accorgersi che in strada era appostata una unità cinofila che ha recuperato subito lo stupefacente. Padre e figlio sono stati arrestati a Chiavari dalla polizia per detenzione di cocaina e hashish al termine di un'operazione terminata nella loro abitazione. I due hanno cercato di disfarsi di parte della droga gettandola da una finestra senza accorgersi che in strada era appostata un'unità cinofila che ha recuperato subito lo stupefacente. I cani antidroga hanno poi fiutato altra cocaina che è stata trovata dentro a un box di pertinenza dei due. In tutto sono stati recuperati 50 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish, materiale utile al confezionamento di dosi e denaro contante e provento dello spaccio. In manetta al carcere di Marassi a Genova sono finiti il padre di 44 anni e il figlio di 20. Durante un altro servizio nei pressi della zona del mercato di Chiavari, con l'ausilio delle unità cinofile, sono stati controllati alcuni giovani in orario prescolastico e due di loro sono stati trovati in possesso rispettivamente di 26 e 48 grammi di hashish e sono stati denunciati. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno denunciato in totale 4 persone. Per i reati di furto aggravato in concorso sono stati infatti denunciati 2 trentenni di origine siciliana, poiché ritenuti responsabili del furto di un catalizzatore dell'impianto di scarico fumi rubato da un autocarro. I militari della compagnia della città dei Due Mari hanno denunciato anche per furto aggravato 2 minorenni residenti nel Levante Ligure gravati da alcuni precedenti di polizia. L'identificazione dei due giovani è stata resa possibile grazie alla visualizzazione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza cittadino, che hanno immortalato i minorenni dapprima intenti a scavalcare la recinzione di una ditta per poi danneggiare una macchinetta automatica per la distribuzione di bevande lì collocata e appropriarsi dei prodotti contenuti per un valore di oltre 100 euro. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 25enne di nazionalità albanese, irregolare sul territorio italiano. Il giovane, che veniva fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale alla guida di un veicolo, durante le fasi di identificazione palesemente agitato, veniva perquisito e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, pronte per essere immesse sul mercato, nonché la somma di circa 400 euro presumibile provento dell'illecita attività. Porre urgentemente in essere in sede di conferenza delle regioni e di conferenza Stato-Regioni iniziative finalizzate a rimodulare al ribasso in maniera significativa l'aumento a 3.377,50 euro del canone nazionale per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime da parte di associazioni senza scopo di lucro. È quanto chiede un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Forza Italia, nonché capogruppo del Partito Azzurro, Claudio Muzio, sottoscritto da tutti gli altri capigruppo e approvato all'unanimità nel corso della seduta di consiglio regionale recente. L'aumento esponenziale dei canoni dovuti alle associazioni senza scopo di lucro, afferma l'ex sindaco di Casalza Ligure, tra cui quelle di pesca sportiva e ricreativa, rischia di mettere in gravissima difficoltà queste realtà, che costituiscono anche per la Liguria un importante patrimonio e presidio sociale da tutelare e preservare, anche in ragione, conclude Muzio, della custodia delle tradizioni locali che esse garantiscono e promuovono. È convocata per domani mattina alle 10 la conferenza dei sindaci della ASL 4, presieduta dal primo cittadino di Chiavari Federico Messuti.
Primo punto all'ordine del giorno, l'accorpamento delle centrali 118 e conseguente chiusura di quella di Lavagna. A seguire si parlerà anche del ruolo dei medici di medicina generale nel sistema dell'assistenza territoriale, della necessità di aumentare il numero di posti convenzionati nelle strutture residenziali per gli anziani del territorio della ASL del Tiguglio e di assicurare una maggiore continuità assistenziale, della necessità di garantire una tempestiva presa in carico e la continuità assistenziale dell'utenza della struttura di neuropsichiatria di infanzia e adolescenza. Sul tavolo, infine, la necessità di garantire e implementare i presidi sanitari ambulatoriali nei comuni dell'entroterra del Tiguglio. Apprendiamo dalla stampa che la giunta comunale si è svegliata dopo decenni di sonno profondo. Nonostante sia più di 10 anni che discutiamo sul tema, finalmente si è accorta che anche Chiavari sarà impattata. A renderlo noto il Movimento 5 Stelle di Chiavari, che torna dunque a parlare della diga per figli e aggiunge: per la recente vicenda delle barriere, concludono i pentastellati, il sindaco Federico Messuti ha dichiarato che un comune deve muoversi solo quando ci sono degli atti definitivi. Per la diga è definitivo da luglio, ma solo dopo 5 mesi ne prende atto e cerca, concludono i pentastellati, di correre ai ripari. È stato necessario nel tardo pomeriggio di ieri l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo a Uscio, nel Golfo Paradiso, per un automobilista che ha perso il controllo della sua utilitaria in via Tenaglio, trovandosi addosso alla scarpata di un boschetto con l'auto, una Fiat 500, che rimasta in bilico rischiava di scivolare nel pendio. Sul posto, come detto, i pompieri del distaccamento di Rapallo, che grazie ad un argano a mano hanno riportato il mezzo a quattro ruote pienamente sulla carreggiata. Partono finalmente i lavori per i nuovi pennelli di Chiavari. Stanno finendo di allestire l'area di cantiere e dalla settimana prossima partiranno i lavori effettivi per quello che è un'opera che cambierà anche il volto di Chiavari. Pennelli non più paralleli ma perpendicolari. Questo cantiere durerà indicativamente fino a metà maggio, dopodiché sarà smantellato per permettere la balneazione dei mesi estivi e ripartire nel mese di ottobre prossimo. Siamo fiduciosi che quest'opera cambierà il volto di Chiavari, mettendo non solo in sicurezza la parte a mare, ma anche aumentando la stagionalità della nostra costa e quindi a cascata anche l'occupazione e il turismo. Cari amici, buongiorno e benvenuti a questo quinto appuntamento con Speciale Teatro in TV. Apriamo con una bella notizia. Speciale Teatro in TV da questa settimana, oltre che sull'emittente Entella TV, che ricordo si vede in Liguria sul canale 75, è visibile anche sulla piattaforma internazionale web In TV Italia, tramite l'emittente web Teatro TV, facilmente rintracciabile con il vostro telecomando. Intanto gli ascolti continuano a crescere in maniera molto sensibile e di questo naturalmente vi ringraziamo. Parliamo di questo numero, ancora Teatro Nazionale di Genova protagonista. Siamo stati al Teatro Modena, dove era in programma lo spettacolo molto bello messo in scena da Massimo Daporto con Antonello Fassari, quest'ultimo molto noto al grande pubblico
per aver preso parte a tutte le serie dei Cesaroni per il Teatro appunto Nazionale di Genova. Naturalmente abbiamo intervistato i due grandi attori protagonisti. Ecco Stefano Wachsberger con Massimo Daporto, al quale lo lega una lunga amicizia. Siamo con uno degli attori più famosi d'Italia, figlio d'arte, ligure, Mezzo ligure. mezzo ligure e mezzo triestin. Sì. Dunque, il figlio del famoso Gustino, Certo. perché Babbo fece questo Tanti personaggio. anni fa fece Agostino, con quel personaggio è riuscito a mantenermi agli studi. Questa è una cosa importante. Massimo Daporto, ci rincontriamo dopo qualche anno perché tu sei venuto molto spesso a Genova a recitare. Tutte le volte che avevo uno spettacolo da proporre nuovo, è una tappa sicura a Genova. Ecco, ci vuoi parlare, se non dopo parleremo dello spettacolo, ma tu prima hai parlato in sede di conferenza degli zii che avevi. Vuoi parlarcene brevemente? No, avevo degli zii qua a Genova ed erano una coppia molto divertente, comica. Non lo sapevano di essere comici. Io li osservavo e vedevo come parlavano tra loro, mi divertivano molto. Poi in più mio zio era molto tirato e per Natale mi ha fatto un bellissimo regalo, grande, me lo ricorderò tutta la vita, infatti a distanza di più di 70 anni me lo ricordo ancora. Mi ha fatto trovare come regalo di Natale dentro al tovagliolo un gianduiotto. Questo gianduiotto, e poi ho dovuto ringraziarlo, ho detto: ma che bel regalo, zio, lo posso mangiare subito o lo porto a casa? O lo divido a pezzetti. Oh, se lo puoi mangiare subito, ma mangialo. Ho detto: va bene. Senti, ma c'è un'altra cosa importante, ma quando lo zio è mancato, Sì, la va bene. zia che Ma ha tu combinato? no, tu mi fai fare lo show davanti alle. Ma niente, mia zia piangeva, però siccome ci teneva la linea, perché si vedeva bella, andando avanti e indietro davanti alla salma di suo marito, come incontrava uno specchio, piangeva, povero Attilio, poi si metteva là, guardava e faceva. Capito? E poi Senti, riprendeva a piangere. Massimo, infine parliamo di questo bellissimo spettacolo che andrà, cioè è già cominciata la tournée, siete a Genova in questi giorni e poi andrete, proseguirà questa Sì. tournée. Dici che spettacoli è? Finiremo. Che No, spettacolo è? questo è uno spettacolo da venire a vedere. Io sono contrario al fatto di raccontare la favoletta dello spettacolo. O la gente viene a vederlo oppure rimane con la curiosità. È uno spettacolo. Chiedetelo alle persone che sono venute a vedere lo spettacolo. Si sono divertiti tutti. Si divertono, ridono, passano un'ora e mezza in allegria. Questo periodo io lo considero come il dopoguerra, anche se non l'ho vissuto, ma so per quello che mi hanno detto persone più anziane di me, che nel dopoguerra la gente aveva bisogno di divertimento. Riempivano i teatri, soprattutto i teatri di rivista e di spettacoli allegri, divertenti, e lo stiamo rivivendo questo periodo, anche se la guerra non è finita, però per fortuna ancora non ci coinvolge, spero non ci coinvolga mai. Però è un periodo Covid, guerra, la gente se viene a teatro non vuole incupirsi, vuole ridere, e questo noi stiamo cercando con successo di farlo, Ci ci siamo sono riusciti. altri progetti, qualcuno televisivo Sì, prossimamente? c'è un progetto sia televisivo, ma i progetti non si possono dire perché poi dopo ti chiamano e ti dicono: ma perché ne hai parlato? Adesso hai bruciato la notizia in conferenza stampa. Posso dire che probabilmente un progetto quasi sicuro è che il prossimo anno farò un altro spettacolo in coppia con Antonello Fassari. Ecco, questa è una bellissima notizia. Se riusciamo. E venite a Zena, Ma naturalmente. ci mancherebbe. A Zena, sempre a Zena.
Grazie Massimo, a prestissimo. Ciao a tutti gli amici, sia del Genoa che della Sampdoria. Non litigate! Avete visto e sentito parlare Massimo da Porto, ligure a metà da parte di padre, il grande Carlo da Porto, scherzare sulla proverbiale parsimonia delle nostre parti. Sentiamo adesso invece Antonello Fassari, romano verace. Siamo a Genova al Teatro Modena e siamo insieme a un personaggio televisivo teatrale famosissimo in tutto il mondo, Antonello Fassari. Antonello, cosa sei venuto a fare a Genova? A Genova, cioè, sei tornato dopo tanti anni. Sono tornato dopo era il 77, 78, quindi sì, tantissimi anni. E sono qui con Massimo da Porto a recitare Il delitto della via Orsina con Massimo da Porto, la regia dell'André Ruth Chammat. E uno spettacolo. Produzione del Teatro Parenti. Uno spettacolo che siamo già alla 120esima replica, credo più o meno, che ha un gran successo in tutta Italia. È un meccanismo, il testo è di Labiche. Labiche è il re del vaudeville ed è un meccanismo, come diciamo noi, una drammaturgia ad orologeria. Quindi è divertente farlo ed è divertente per il pubblico seguirlo. È uno spettacolo semplice, non facile, molto elegante, molto pulito e allo stesso tempo, ridanciano. Sì, comico. Che oggi non è facile, infatti, come proposta, infatti il pubblico ci sta, è contento di vedere insomma, una cosa anche un po' raffinata, perché la comicità adesso, siccome quella televisiva è quella più forte, quella che va di più, però è una comicità diversa, un po' più crassa. E dopo questo spettacolo ci sono altri progetti per te? Sì, devo fare, spero, perché qui i progetti cominciano il lunedì e il venerdì finiscono, comunque dovrei fare due film e poi ho un altro lavoro col Franco Parenti, un testo che si chiama Farà giorno, che lo replichiamo a Milano a maggio, è un testo molto bello ed è credo il penultimo testo recitato da Gianrico Tedeschi e per me è veramente un motivo di orgoglio fare questo testo. Sì. Ti ringraziamo e naturalmente diciamo al pubblico genovese, ma naturalmente anche al pubblico di tutta Italia, di venire a vedere questo spettacolo meraviglioso. Grazie. Grazie a voi, grazie. Bene, dopo questi due bei contributi di Stefano Wasberger, facciamo adesso un salto in avanti nel tempo. Appuntamento da non perdere il 27 aprile prossimo, quando al Teatro Politeama Genovese di Via Bacigalupo alle 21 ci sarà un omaggio a Fabrizio De André con Luca Cionco e il gruppo Hotel Supramonte. La serata sarà anche l'occasione per festeggiare i 10 anni del gruppo musicale. Sarà presente il gruppo Facebook Fabrizio De André Radio Faber, che conta, pensate un po', quasi 300.000 iscritti, con il suo fondatore Antonio Rocchi. Ecco la presentazione dello stesso Antonio Rocchi. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutti i nostri iscritti del nostro gruppo Fabrizio De André Radio Faber, le nostre due pagine, che siamo quasi sui 300.000 iscritti. Cioè, sono molto contento e vi ringrazio a tutti quanti. Colgo l'occasione perché avremo un grosso avvenimento ad aprile, 27 aprile al Politeama Genovese alle ore 21, col gruppo Hotel Supramonte e col professionista Luca Cionco, che era arrivato secondo alla a tale e quale show con Carlo Conti facendo Fabrizio De André, una cosa molto bella e fatta di cuore. Vi aspettiamo numerosi e mi raccomando,
è il nostro raduno nazionale e i 10 anni del gruppo musicale dell'Hotel Sopramonte. Volevo ringraziare di cuore veramente il professionista Luca Cionco, che ci si sente spesso e si parla sempre del nostro Fabrizio De André. L'omaggio chiaramente al Politeama sarà tutto su Fabrizio De André, a Genova non si può mancare. Vi ringrazio tutti quanti. Bene, ricordiamo ancora per chi fosse interessato a partecipare alla nostra trasmissione che può mettersi in contatto con gli indirizzi mail in sovraimpressione. Grazie a tutti coloro che condivideranno anche ai loro contatti il link della trasmissione. Un saluto a tutto da Franco Ricciardi e appuntamento alla sesta puntata.